All'indomani dello stralcio dell'emendamento per la proroga al 2024 della chiusura dei quattro tribunali abruzzesi di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto da parte del Presidente del Senato Alberti Casellati, che era passato all'unanimità nelle commissioni giustizia e affari costituzionali a Palazzo Madama e successivamente in commissione bilancio con la relativa copertura economica già dichiarata ammissibile, i senatori Gabriella Di Girolamo e Gianluca Castaldi presso il Tribunale di Sulmona hanno fatto il punto sull'attuale situazione e le prospettive future. Ieri sera si è vissuto un momento molto triste, lo scoramento del Parlamento si è sentito, c'è stata una levata di scudi ieri in aula, non solo da parte nostra ma da parte di tutti i gruppi in realtà, perché proprio perché c'era coesione. Il dato della necessità della tenuta di questi tribunali era stato veramente acquisito da tutti, quindi l'evento dello stralcio del singolo emendamento, io voglio ricordare che lo stralcio ha riguardato un solo emendamento, ovvero quello della proroga dei tribunali minori d'Abruzzo al 2024, null'altro. Si trattava di un decreto molto importante, quello del sostegni bis, si trattava di un gran numero di emendamenti che probabilmente, andando a guardare bene, se proprio vogliamo rispettare i regolamenti del Senato, le inammissibilità non si sarebbero fermate a quell'emendamento. Ora cosa succede? I tribunali hanno la scadenza a settembre 2022 al momento, abbiamo ancora del tempo per provare altre strade, ripercorrere quella che abbiamo già percorso, visto che comunque il tema è stato già affrontato, quindi non si tratterà di metterci a lavorare in maniera molto pesante come è stato già fatto per la condivisione del tema, perché ripeto, ieri in aula lo shock è stato sentito veramente da tutti. Profonda delusione per i nostri territori, ma dobbiamo guardare più in alto, perché qui quello che è accaduto non lede solo il diritto del territorio abruzzese, lede il diritto alla democrazia, perché la strada non è che sembrava spianata, la strada era spianata. Noi abbiamo prodotto un emendamento firmato da tutte le forze parlamentari, votato da tutte le forze parlamentari, reso ammissibile dai due presidenti di commissione e dalla presidente Casellati, coperto economicamente, poi d'amblè la presidente ha cambiato idea passando sopra la volontà popolare, cosa che lei non deve fare, anzi è la persona che dovrebbe tutelare le prerogative di ogni parlamentare della nostra Repubblica. È accaduto questo, non è un buon segno per la democrazia, non è ovviamente un buon segno per i nostri territori che rischiano di perdere quattro presidi di legalità. Continueremo a combattere, però per dirla con molta sincerità adesso le strade sono veramente strette. Sicuramente questa battuta d'arresto potrebbe frenare gli entusiasmi che si erano creati intorno all'approvazione da parte della Commissione dell'emendamento. In realtà noi siamo fermi e determinati a continuare questa battaglia di concerto naturalmente con tutte le forze politiche, i sindaci del territorio, i presidenti delle province, il presidente della regione. Sicuramente non ci rifermeremo e tolto naturalmente il periodo di ferie del mese di agosto, durante il quale i lavori parlamentari sicuramente saranno fermi, già da settembre abbiamo in mente di organizzare eventi ed iniziative per dare forza agli emendamenti che saranno riproposti nelle sedi opportune.